sacco di belle cose. Allora c'era un camper di sardi che mi chiedevano se c'era un agriturismo tranquillo, ho detto di procedere verso la Maddalena. È meraviglioso, come oggi sottolineano i mezzi di informazione, il Corriere della Sera in prima pagina c'ha che ci sono i black bloc. Ci sta pieno di black bloc e si possono riconoscere, io tra di voi ne ho già individuato tre o quattro di black bloc. Sono quelli che hanno proprio un accento terribile della Val di Susa. Io dei black bloc ci ho fatto da testimone solo il 21 di luglio a Genova nel G8, quando i famosi no global che manifestavano avevano perfettamente ragione, avevano ragione da vendere, e c'è stato un cambiamento, che la polizia lì è entrata nelle scuole di Diaz, ha messo molotov finte, addirittura funzionari sono stati promossi che hanno eseguito dei pestaggi con dei processi, poi condannati e promossi. Poi c'è uno strano modo di rapportarsi oggi dei cittadini. Tra le istituzioni e i cittadini ci sono questi poliziotti antisommossi, c'è il manganello inconsapevole. Il manganello inconsapevole e bastona un po' tutti, tranne una categoria di persone. Ha bastonato gli operai di Pomigliano, ha bastonato gli studenti per la legge Gelmini, ha bastonato i pastori sardi, perché avevano scoperto che le pecore arrivavano dalla Romania, prendevano la cittadinanza in Sardegna, facevano il pecorino sardo in Romania. Allora, li hanno fermati a Civitavecchia, hanno bastonato i sardi, che per bastonare un sardo ci vogliono dei manganelli speciali perché li rompono con la fronte. Gli unici che si erano dimenticati nella lista erano i pensionati e gli anziani. I pensionati e gli anziani sono stati rapportati con le forze dell'ordine attraverso delle armi straordinarie, di una tecnologia straordinaria. Sono le armi di gas, questi gas strani, AC, detti AC, il composto è vietato dalla convenzione perché è giudicato un composto, lo so che vuoi rompermi i coglioni anche qua, ma non puoi pensare di andare avanti così. Stanno seguendo premassi, mica a me, che cazzo c'è? Allora, quindi è un composto vietato a base di cloro, zamenzin, folintetina e deltramontina, che è un gas irritante, cancerogeno, mutageno. C'è stato un bellissimo discorso di una persona che non credo si chiami Cinzia, una signora che noi abbiamo messo sul blog, firmata, che ha fatto, volevo ringraziarla pubblicamente perché ha fatto un discorso perfetto, con le forze dell'ordine schierate lì che stavano a sentire come degli alunni, come degli scolaretti, e siamo di fronte a degli scolaretti. Allora io sono gente impreparata, non sa esattamente, li hanno convinti che voi siete i valigiani contro, come ha detto Cremaschi, contro il progresso, non sanno esattamente cosa sia questa operazione di TAC, di portare merci a 300 all'ora, dove, da chi, come, quando il commercio di merci e il trasporto di merci sta calando da 10 anni. Sono i famosi sogni degli anni 70-80 di portare merci da qui a là, corridoio 5, dagli Urali, l'Expo, esporre merci in modo che tutto il mondo venga a vedere delle merci, quando abbiamo delle tecnologie meravigliose, tecnologie che ho visto anche espresse nella Val di Susa, perché contro i gas voi avete dei mezzi tecnologici straordinari che sono i limoni, ma non riempito di limoni, ma appena vedi una nuvola di gas ti spruzzi una limonata in faccia. A parte questo, sono i sogni dell'alta velocità, non c'è nessun'alta velocità. Noi dovremmo anche cominciare a capire che dobbiamo andare verso la decelerazione, verso i treni da 200 all'ora, verso le macchine da 130 all'ora, decelerare. L'alta velocità è fallita come concetto, ed era un concetto degli anni 70, come il project financing inventato da uno psichiatra che era Cirino Pomicino, che era in cura con se stesso e si è inventata questa cosa formidabile. Vuoi fare un'autostrada, tu privato prendi i soldi dalle banche a prestito, fai la tua autostrada, poi lo Stato e il comune dove passa l'autostrada ti garantisce il pedaggio per 30 anni. Se entro 30 anni si inventa il teletrasporto che crolla i pedaggi, il comune lo so che ci sei, lo so che viene a rompere il passaggio. Quindi il comune ha una penale, quindi i cittadini pagano perché devono mantenere quel dato pedaggio per far rientrare l'investimento.
un inceneritore uguale, fai un inceneritore e garantisci 100 tonnellate al giorno pagate dai cittadini, come l'acqua, come l'acqua. I comportamenti parsimoniosi come in Liguria, e noi risparmiamo su tutto, sono stati penalizzati con l'aumento delle tariffe, meno consumi più paghi. Questa è una legge di un mercato perverso che non sta più in piedi. Noi siamo oltre la Grecia, stiamo facendo delle cose esattamente come la Grecia, penalizziamo le pensioni, penalizziamo la sanità, penalizziamo le scuole, esattamente tutto quello che c'è in Grecia, ma non lo diciamo. Non lo diciamo perché c'è questo asservimento incredibile che non c'è nessun paese civile del mondo dei mezzi di informazione. Come vedete sul TAV, il gruppo Espresso di Benedetti e il gruppo Mediaset di Berlusconi hanno esattamente le stesse posizioni. Quando dicevamo destra e sinistra sono uguali, ma così sull'acqua, così sul nucleare. Se guardate, abbiamo fatto il referendum che ha citato lui prima, 27 milioni abbiamo detto no all'acqua privatizzata, nei comuni il PDL non la voleva, quindi è normale, ma nei comuni PD dove è stata privatizzata non sta succedendo esattamente nulla. C'è la legge Bersani, la direttiva, si chiama direttiva Bersani, che riporta esattamente più o meno come Vendola, Sinistra Libertà ha detto, c'è stato un referendum, non ce ne siamo accorti, noi non possiamo non remunerare il capitale del 7% perché sennò dovremmo pagare dei danni che hanno fatto le amministrazioni precedenti, non abbiamo i soldi. Non è servito a niente che 27 milioni, sembra che non sia servito a niente, invece ha manifestato qualche cosa di straordinario, che i partiti sono finiti, sono morti, c'è un comitato d'affari ed è finito, è solo finito, sono finiti, è l'unico a rapportarsi con i cittadini, è un poliziotto antisommossa messo lì a bastonare, a cercare i black bloc. In prima pagina sul Corriere c'erano che avevano portato dei cacciatori della Siciliana, della Calabria, della Spromonte, a cercare i black bloc nei nostri boschi. Qua è pazzesco, e con i laser, le nostre tecnologie, individueremo i black bloc. Hanno sempre questa strategia degli anni 70, mi sembra. Scusate, volevo solo informarvi che la centrale, la situazione sta diventando alquanto calda, ok? Quindi ognuno agisca secondo coscienza, secondo quello che ritiene. Però ragazzi, le persone, io vi sto dicendo la situazione, ognuno agisce secondo la propria coscienza e la propria responsabilità individuale e collettiva. Sappiate che le persone giù sono in difficoltà e che la situazione sta diventando pesante alla centrale. Infatti, se potete vedere dove gira l'elicottero, ognuno faccia quello che ritiene. Calmi. Vorrei anche consigliarvi delle altre strategie di lotta, perché queste lotte probabilmente non portano a niente, perché la comunicazione non passa, non c'è nessuna notizia di quelli che siamo, quanti saremo, qualsiasi nostra intervista che faccia io, lui non passa, quindi ci dobbiamo ci dobbiamo attivare in altri settori. Noi sulla rete abbiamo attivato una lettera mandando al commissario straordinario dei trasporti, quello che darebbe i famosi 600 milioni, che sono nostri soldi. Chiediamo, Presidente, che noi diamo 18 miliardi di euro ogni anno all'Unione Europea, alla Comunità Europea, alla quale ce ne restituisce 9, gli altri 9 vanno a scopo di solidarietà, quindi sono sempre i nostri soldi. Quindi il commissario Estone, noi adesso abbiamo mandato una lettera dicendo sei tu il responsabile, perché non puoi finanziare delle cose che non conosci. Questa è un'opera che coinvolge tutta l'Europa, non solo la Valle di Susa o l'Italia, tutta l'Europa. Devi venire qua, renderti conto, avere le affermazioni dal nostro Politecnico di Torino, devi sapere un po' di cose. Se non vieni qua ti renderei, sarai responsabile insieme a Maroni, sei la stessa identica responsabilità. Allora, noi abbiamo attivato questo tipo di lotta, noi prenderemo su il giornale della città di provenienza di questo Estone, nella città di provenienza, il giornale principale, compreremo una pagina con la sua fotografia e, se ci va bene, pubblicheremo sul suo giornale nella sua città che lui è un corresponsabile di quello che sta succedendo qua. Allora, abbiamo la rete, io credo che mettersi di fronte a dei poveracci, che poi sono dei poveracci che tirano gas o non gas, è sempre uno, ma se ci parli a uno poi ti dicono non sappiamo perché siamo qua. Quando facevamo il referendum con D-Day e venivano a votare tutti quelli della Digos, mi dicevano noi siamo abitanti, e c'è un concetto fondamentale, loro prendono ordini, ti dicono per noi dobbiamo fare perché prendiamo ordini.
allora è una questione di legge, allora bisogna dire che cos'è una legge. Una legge va rispettata a tutti i costi? Loro dicono di sì, io dico di no, non va rispettata a tutti i costi, perché se domani fanno una legge antirazziale diventiamo tutti razzisti o diventiamo tutti fuori legge. Cosa dobbiamo fare? Allora, noi dobbiamo andare avanti, facendo mettere ognuna di quelle persone di leader, perché non sono tutti uguali. Mettere sul casco di ogni persona un numero di identificazione va preso, e ci vuole un'autorità al di fuori del Ministero dell'Interno che controlli, perché questa gente non ha controllo, controllo con questa specie di tambroni, perché siamo di fronte di nuovo al governo tambroni. Ci sono voluti due morti, me li ricordo io, i fatti di Genova te li ricordi anche tu, ci sono voluti morti per far cadere poi i tambroni. Questo qui non è neanche, e parlo del nostro ministro degli interni, non è neanche l'unghia di tambroni, però hanno un potere non dato da nessuno, perché non sono stati eletti dai cittadini, sono stati nominati da partiti. Noi dobbiamo fare una cosa, dobbiamo agire su certe cose. Vedete, se noi avessimo avuto uno strumento come nei paesi civili di democrazia, uno strumento di avere i referendum propositivi senza quorum, un referendum propositivo senza quorum in mano ai cittadini, queste cose non sarebbero mai successe. Dobbiamo arrivare lì a gestire i cittadini, gestire il proprio territorio. E allora, ma non hai scampo, perché se vai a toccare la Costituzione che non prevede il referendum senza quori propositivi, se vai a toccare la Costituzione ti dicono cazzo, ecco è arrivato quello lì che vuole toccare la cosa fatta dai nostri padri, Calamandrei, la Costituzione, il padre fondatore della Costituzione, Calamandrei, la chiamava l'incompiuta, voleva dentro una commissione di cittadini dentro la Costituzione per tenere sotto controllo l'acqua pubblica e la scuola pubblica, e questo è uno dei padri, ma la Costituzione è stata fatta 60 anni fa, per i partiti, non per i cittadini, per i partiti. E allora non ci è, ecco perché noi come movimento raccogliamo 350.000 firme in un giorno con Videi, se vi ricordate. 350.000 firme per mandare via prima i condannati dal Parlamento, due legislature e il voto di preferenza per le elezioni. C'erano tutte e tre cose importantissime. Sono 350.000 firme tenute nei cassetti da quattro anni, perché la Costituzione non prevede che sia obbligatorio discutere le leggi popolari in Parlamento. Quindi o ci mettiamo in testa che dobbiamo agire su queste cose qua con altri mezzi di lotta. Sono con voi a prendermi i fumogeni, per l'amor di Dio, ma dobbiamo nel contempo trovare altre strategie. Abbiamo la rete, abbiamo tecnologia, abbiamo dei ragazzi straordinari del movimento che sono con voi da sempre. Abbiamo anche i sindacati che si sono resi conto che oggi ci sono i cittadini e non ci sono gli intruppati. Abbiamo delle belle cose da fare. Se non ci ascolteranno in Europa, vi garantisco che troveremo il modo di andare all'ONU per i diritti dell'uomo. Qui siamo in uno sconvolgimento del diritto di una cosa normale, il diritto del territorio delle persone. Quindi agire con furbizia. E allora il lavoro che ha fatto quella signora Cinzia davanti ai poliziotti è stato un lavoro straordinario di convincimento, perché non ci credono neanche loro vengono qua, li hanno chiamati da fuori per togliere la probabilità che ognuno massacri magari il zio, lo zio o la nonna, ma vedere delle persone anziane con i lacrimogeni piangere, imputati in terra, e vedere dei poliziotti che cagano nelle tende, non era mai successo nella storia di questo paese. Qui siamo allo scontro di poveracci, siamo dei poveracci. Io vi dicevo perché il manganello è consapevole, perché non c'è mai stato una volta che abbiano manganellato un politico condannato, che vanno a trovare i black bloc in Parlamento, c'è pieno di black bloc, di piduisti, di gente condannata, vanno a noi. E allora qui è questione di strategia, io arrivo dall'Europa, sono stato in Spagna, stanno occupando le piazze, dalla Spagna è andata a Brighton, in Inghilterra, in Germania, tutto il Maghreb è in evoluzione attraverso la rete, ragazzi che cominciano a occupare tutti i giorni una piazza e stanno lì, bisogna forse cominciare da lì, cominciare a farci vedere che ci siamo, cominciamo a occupare i mezzi di informazione.
Cazzo, la rete deve far fuori questi mezzi di informazione. Non è più possibile, la televisione non c'è più nulla. Non uscirà nulla, ve lo dico io cosa uscirà di questa serata qua. Allora me lo sono segnato. No, è giusto. Il movimento dice, abbiamo già vinto. Abbiamo già vinto. Questa TAV non la faranno mai prima perché è a debito. Non ci sono i soldi. Maroni ha fatto un'operazione da 45 miliardi e 43 miliardi li sposta dopo il 2013, dopo le elezioni, così saranno cose che dovranno interessarci quelli che verranno dopo. Non ci sono i soldi, siamo oltre la Grecia, abbiamo un debito che sta sfiorando i 2.000 miliardi, paghiamo 80 miliardi di interessi ogni anno, le aziende stanno chiudendo, hanno delocalizzato tutte le grandi aziende, non sta più in piedi niente, 3 aziende al giorno falliscono, sono 11.000 all'anno, la disoccupazione non è all'8 o al 10%, è oltre il 20%, oltre il 20%, 8 milioni sotto la soglia della povertà, sotto la soglia della povertà, dove andiamo? Siamo un paese fallito. E allora se guardate bene il caso Trostkan, ve lo dovete mettere in testa che è stato un caso, non è stato un caso. Trostkan era amico dei greci, Trostkan avrebbe fatto fallire le banche in Grecia, non il popolo greco. E le banche che avevano il debito greco erano le banche francesi. L'hanno tolto dal fondo monetario e 2 giorni dopo ci ha messo una francese. Perché se falliva, fallivano le banche, falliva la Francia, perché la maggior parte del debito greco è in mano alle banche francesi, così come il nostro nucleare, un terzo del nostro debito è in mano ai francesi. Se la gente sospettasse minimamente quello che c'è sotto, ogni giorno, con piccoli emendamenti, con questa opposizione finta, con questo PD che ha svergognato tutti i nostri padri e tutti i nostri persone che hanno fatto delle lotte.